Giacomo Bindi è tornato dopo molto tempo per il caso infortunio di Michele. L'importante è di farsi trovare pronti, insomma. Beh sì, quando entri in queste gare così ti arriva una scarica di adrenalina veramente forte e quindi sì, l'importante chiaramente è essere pronti e cercare di provare a fare il meglio. È chiaro che la componente, diciamo, di fortuna per quanto riguarda poi il mantenimento del risultato della gara ci deve essere, perché entrare così è sempre difficile farsi trovare pronti. E il pensiero comunque in questo momento è veramente per tutta la squadra va di Gregorio, però ci hanno detto che sta bene dall'ospedale, di conseguenza anche di quello, insomma, siamo un po' più sereni. Quegli ultimi 20 minuti dal campo, come sono stati? Ci hai appena descritto un po' l'entrata, ma dal campo come sono stati vissuti da te in particolare? Beh, dal campo anche qualsiasi giocatore, insomma, che sta fuori tanto tempo, nel momento in cui rientra, credo che servano dei minuti per prendere cognizione di quello che sta succedendo, perché nell'immediato, insomma, veramente c'erano tanti pensieri, tante paure, tante emozioni, tante sensazioni. Poi, mano a mano, i minuti vanno, la tensione, insomma, diventa quella giusta da gara e sembra, insomma, che magari non hai giocato da veramente così tanto tempo. Perciò, insomma, più la partita andava avanti e più chiaramente entrava lo stato gara piuttosto che lo stato emotivo. 52 punti, intanto se te lo saresti mai aspettato all'inizio del campionato e poi che significato hanno? Beh, i punti rispecchiano sicuramente l'andamento della stagione, perché è una squadra che ha entusiasmo, è una squadra che ha potenziale e sull'onda di questo entusiasmo stiamo tracciando il nostro cammino. Perciò d'ora in poi, insomma, ma anche come quella che è, insomma, la nostra mentalità, è quella di vedere partita per partita e poi goderci i 3 punti quando vengono dopo il match, insomma. L'Orizzonte è un avversario che conosci bene, il Pisa, che oltretutto è una squadra tra le più in forma, insieme al Pordenone a questo punto. Beh, sicuramente la prossima partita è il Pisa, mi viene difficile, insomma, parlare dell'avversario in questo momento a livello personale, perché chiaramente devo capire anche le condizioni di Gregorio, però è chiaro che per quanto riguarda la squadra che andremo a affrontare sarà sicuramente difficile, come purtroppo è stata la partita all'andata per noi. Di conseguenza ci sarà anche qualche assenza, perciò dovremo recuperare bene in questi giorni, prepararla bene e sarà un'altra battaglia. Grazie.